Ritengo che sappia chi non sono. Non gridi, io. Per favore, signor Winthrop. Parli piano. L'udito mi fa soffrire atrocemente. I suoni e i rumori forti e improvvisi mi trafiggono il cervello come lame. Voglio scusare. Mi dispiace, ma temo che lei debba andare via. Sono venuto qui per Madeleine. Non può assolutamente vederla. Non può uscire dalla sua camera. Signor Asher, sono fidanzato con sua sorella. Ha commesso un tremendo errore. Come può dire così? La prego di non insistere, signore. Lei deve andarsene subito. Non può assolutamente rimanere qui. Signor Asher, io vengo da Boston e ho viaggiato tutto il giorno per vedere Madeleine. E non ho intenzione di andarmene senza averla veduta. Cosa c'è di strano se io desidero sposarla? Lei non può neanche immaginarlo. E suppongo che si aspetti anche di avere dei figli. Se Dio vuole. Se Dio vuole. Se sapesse quale incubo mi sta preparando, signore. Incubo? Proprio così. Perché Madeleine non dovrebbe sposarsi e avere figli? Perché la stirpe degli Asher è tarata, signor Winthrop. Come tarata? Lei conosceva Madeleine e ora ha conosciuto me. Siamo quasi cadaveri, signor Winthrop. Lei ci crede essere normali, ma la vita ci sfugge. Mi creda, Winthrop, non ho nulla contro di lei. Se le cose stessero diversamente, le darei il benvenuto nella nostra famiglia. Ma date le circostanze, è del tutto impossibile. Perché pensa che la vita vi sfugga? Per moltissime ragioni. Me ne dica una, per cortesia. Madeleine e io siamo come due statue di fragile cristallo. Il minimo urto può frantumarci. Entrambi soffriamo per un'atroce sensibilità dei sensi. La mia è più grave perché esiste da più lungo tempo, ma il male è comune a tutti e due. La sola idea di cibi più complicati di un semplice brodo sconvolge il mio equilibrio. Ogni specie di emozione è un'agonia per la mia mente. I miei occhi sopportano a malapena solamente un filo di luce. Gli odori mi assorbono e mi torturano. E come le ho detto, ogni suono, sia pur lieve e debole, mi riempie di terrore. Per questo ho dovuto togliermi gli stivali. Sì. E anche così l'ho sentita arrivare. Ho sentito i suoi passi, perfino il fruscio del vestito. Ho sentito lo scalpitio del suo cavallo. Ho sentito il calpestio degli zoccoli nel cortile. Quel colpo alla porta è stato come una cannonata per le mie orecchie. Sento il fruscio dei branchi di topi che corrono per le cantine. Signor Winthrop, la maggior parte dei miei antenati sono caduti in preda alla pazzia e nella loro pazzia hanno acquistato una potenza sovrumana. E solo lo sforzo di molti ha potuto immobilizzarli. Non esagera forse un po', signore? Può darsi che ci siano state nella famiglia certe stranezze di temperamento, ma... Stranezze di temperamento? È un'espressione molto diplomatica. Stranezze di temperamento. Permette che io accenda una candela in modo... Sarà meglio che lei vada via, signor Winthrop. C'è bisogno di un po' di luce in questa casa, signor Asher. Le gocce di fuoco che scavano nell'oscurità profonda e paurosa. Io e mia sorella Madeleine fra breve cesseremo di bruciare. Madeleine non può lasciare la casa, signor Winthrop. Anche se lei non mi crede, Madeleine non deve uscire di qui.
Sì? Il pranzo, signor Winthrop. Vengo già subito. Molto bene, signore. Nulla, Madeleine. Lei non crede che la casa abbia bisogno di riparazioni? Per le future generazioni degli Asher? Per la sicurezza di Madeleine. Probabilmente sono state le vibrazioni della casa a far cadere il lampadario. Ne è davvero convinto? Non ha una spiegazione più logica? Mentre venivo qui, ho notato una strana assenza di vegetazione nella zona. Dipende dalla qualità del terreno. Certo. Sì, è logico. Da quanto tempo succedono certe cose? Da tanto tempo che ormai quasi non me ne accorgo più. È l'atmosfera della casa, signore. Ma in questo modo la casa potrebbe andare in rovina. E non gliene importa? No, signore. Se la casa va in rovina, io morirò con essa. Oh, stia attento, signore. Le stava venendo addosso. Avrebbe potuto ustionarsi. Certo che quella crepa fa oscillare tutta la casa. Sì, signore.